Ciao a tutti ragazzi, ciao ragazze, zoom, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questo nuovo unboxing, spacchettamento di un regalo da parte vostra, specificatamente da Paolo e la sua cara compagna, che io ancora non mi ricordo il nome, non l'ho ancora scoperto, però sono sicuro che in questo video si faranno sentire. Mi raccomando, commentate, vi ho già ringraziato in privato, io sono così, perdonatemi, non faccio molte gaffe, sono in brand attention, ok. Comunque Paolo, sono sicuro che tu sei Paolo perché già è il mio nome. Allora, guardate il paccone enorme che mi hanno mandato, qui, guardate, ha fatto pure il disegnino della mia faccia, adorabile. Io non vedo l'ora, questo pacco è da ieri qua. Voi sapete, oddio, cosa ho combinato? Niente. Voi sapete cosa stiamo vivendo in questi giorni, ma è passato. Cioè, non è che sia passato, però ce lo facciamo passare. Quindi io cosa faccio? Metto il super paccone. No, lo voglio mettere sulla sedia o a fianco? Adesso vedo. No, lo metto sulla sedia più a fianco a me. Ok? Così mi vedete in tutto il mio splendore. Guardate quanto sono bello. Allora, prepariamoci, mettiamo un po' di luce, io ho quella luce benedetta di mio fratello che mi ha regalato, non l'attacco mai, è bellissima, però sono fatto così, siamo fatti così. Allora, bene, intanto letterina che è sopra, ok, devo mettere modalità aereo perché, senza fare danni, mi sono dimenticato. Ok, ci siamo? Spero che non ho combinato guai, ho dovuto mettere modalità aereo. Perché una cosa che mi dimentico sempre è non posso essere interrotto. Allora, letterina per Paolo. Sapete quanto mi emozionano queste cose e quanto... E poi questo pacco è arrivato ieri, appunto, in un momento per me terribile per quanto riguarda YouTube, ovviamente, circostriziamolo? No, non so le parole, ma tanto mi capite sempre. Mi è arrivato in quel momento e è stato un botto al cuore. Mi preoccupavo anche di non poter fare video, di non pubblicarlo, di non farvi vedere queste cose. Il mio singhiozzo è tornato come ai vecchi tempi. Quindi sono io, sono Paolo Channel. Che carino. Anche qua mi ha messo... Io leggo sempre il bigliettino prima io, perché se ci sono cose private non le leggo ovviamente, ma guardate, mi ha fatto anche qua il disegnino. Adoro. Allora, buongiorno caro Paolo, è da tempo che ti seguiamo, ecco. Oh, ha messo il nome! Grazie! Il nome della moglie. Allora, buongiorno caro Paolo, è da tempo che ti seguiamo, sei una persona molto educata e gentile, sempre rispettosa verso gli altri, una bellissima famiglia molto unita, ci piace molto seguire i tuoi video di vita semplice, soprattutto vera. Un abbraccio grande, con affetto, Barbara e Paolo. Ciao Barbara e Paolo, sono dei pensieri, ovviamente, io ve lo dico sempre. Se voi mi avreste mandato come... Ah, vi ricordo che il mio indirizzo potete chiedermelo in privato. Qua è tutto nuovo adesso, non ho ancora fatto l'info box. I miei social, devo preparare tutto, ma ormai ci conosciamo. Ma siccome stanno entrando tante persone nuove, che ci tengo poi a ripeterlo, anche se voi mi mandate questa, una letterina così, io sono super felice. Super felice. Però, qua c'è roba che... Aspettate, io ho solo fatto con l'occhio così. Comunque preparerò tutto, il canale è in work in progress, raga. Allora, questi che sono sempre utili, mica li butto, io li conservo per eventuali pacchetti che devo fare. E vedo che ci sono altre cose interessanti. Oddio, è pieno di roba. Non so cosa aprire, apriamo questo? Sì, dai. Allora, la semplicità è un dono naturale. Laboratoire Clurane. Eccolo qua. Bella. Top questa busta, eh. Io non butto via niente. Cerchiamo di non romperla. Allora, wow, c'è una cosa grossa.
e due cose piccoline. La cosa grossa la metto qui, che la voglio vedere dopo. E qua vedo due campioncini, sempre sempre apprezzati. Ok, busta assolutamente da riciclare, è di cartone. Adesso io, Paolo, sono cose che devi fare dopo il video, non mentre la gente ti guarda che si annoia, però voglio piegarla in modo che non si rompa. Ce l'ho fatta. Bene, guardate, così la metterò nel cassetto e la riutilizzerò. Allora, i campioncini, profumo Roger Gallette, sono da uomo o da donna, limone di Calabria, wow, aspettate che leggo qua, Pink Berries. Ma sinceramente a me, che siano da uomo o da donna, lo sapete che non mi interessa, non è che mi vado a comprare i profumi da donna, però io li uso lo stesso, ogni tanto sto a casa di mamma, ho dimenticato il profumo, metto il suo, ma chi se ne frega, è un profumo, mi piacciono lo stesso. Guardate qui, adesso però io sono troppo curioso, allora voglio provare il Pink Berries. Wow, sa di frutta, è da donna, raga. È da donna, credo, però è buonissimo, chi se ne... Adesso quando uscirò attirerò tutti gli uomini, vi immaginate la coda. E poi questo limone di Calabria, questo magari è più unisex. Oh, è questo sì, che buono, sentite? Mamma, ottimi, ma questa marca io non la conosco, la conoscete voi? È quella della busta, aspettate. Clorane, non lo so. Comunque ottimi, cercateli. Questo qui è proprio femminile, Pink Berries, questo qua. Ma, mamma mia, buonissimo. E il limone di Calabria è anche da uomo, secondo me, è unisex, buonissimo. Tutte e due. Mamma mia, rimarrei così a odorarli per sempre. Grazie. E poi qua, ecco la Clorane, gel doccia nutritivo di Cupuacu, sarà brasiliero. Ah, fiori di ibisco, profumo fuori, fiori di ibisco. Wow, mamma mia che roba, raga. Tra l'altro sto finendo il mio e questo lo utilizzo subito, allora. Ah, domani ce n'ho ancora poco dell'altro e poi userò questo. Mamma che spettacolo, non conoscevo questa marca, grazie per avermela fatta conoscere. Super gel doccia, apprezzatissimo. Io mi serve un fazzoletto, devo mettere la pausa perché sono un po' raffreddato e qui questa scena non è molto bella. Eccomi qua un po' più decente. Mamma, che buoni! Allora, adesso tiro fuori una cosa che, oddio, oh mio Dio... Ma io già a leggere tutte le cose in italiano, prodotti italiani, mi viene già il magone, perché è strano. No, ma quanto sono belli! Colussi, dal 1700... Sono scaduti! 1790... Sono le mie battute da scemetto. Allora, sono dei biscotti a forma di animaletti, ma no, ma dai, mi viene da piangere! Guardate! Gli allegri animaletti, ma che belli. Non lo apro perché già li vorrei vedere, ma mi dispiacerebbe. C'ho il portabiscotti, però non li apro per vedere, ma ve li farò vedere nei prossimi vlog. Che belli. Meno 40% di grassi saturi. Top. Mi stai dicendo che sono grasso? Grazie. Apprezzatissimi. Bellissimi. Grazie, grazie, grazie. Metto qua. Sono miei, non me li tocca nessuno. Poi, mamma quanta roba ci avete messo, mamma mia. Un sacchettino. Allora, non so da quanto, mi ha detto che mi segui da un po', però mi conoscete veramente, perché già vedo, mi conoscete veramente. Mi avete conosciuto talmente in fretta, non so esattamente i mesi, gli anni in cui mi seguite, ma secondo me siete abbastanza nuovi del canale. Grazie, mi conoscete già perché ho capito dalle cose che intravedo che sono quelle che piacciono a me. Allora, sacchettino, anche questo non andrà perso. Qui c'è. Oh mio Dio, adoro.
Allora, è la Thun o Thum? La conosco ovviamente come marca, sono stato nel negozio italiano, è top, è yeah, come dice qualcuno. E sto già... Oh, sono due gattini. Sono due gattini. Allora, intanto diciamo il nome giusto, la Thun. Ok, no, belli, adoro queste cose. Sono due gattini. Guardate. E so già dove andranno a finire nelle mie mensoline con che ti danno il bacino con due cuoricini. Grazie. Eccola qua. Ma ovviamente la conoscete. Grazie Paolo e Barbara ancora. Vi avverto che vi ringrazierò 800 volte in questo video. Grazie. Però almeno sono contento di aver scoperto che ti chiami Barbara. Questa raga non la butta. Paolo Chanel non butta nulla. È perfetta, no, beh, questa bianca magari no, ma questa non la butto. Io riciclo tutto, raga. Anche voi, non, anche questa riciclo. Non buttate via niente che può venire tutto utile. Metto tutto in una scatolina. Dobbiamo farlo per noi, per l'ambiente e tutto, insomma. Ok. Grazie, è un sogno questa scatola. Poi, un maialotto! Mi stai dando del maialotto? Mi somiglia un po', dai, devo dire la verità. Guardate che carino, un bel portachiavi. Sai che il maialino è un portafortuna delle feste di Natale e di Capodanno. Qua li fanno i marzapane durante questo periodo perché portano fortuna e si mangiano poi. Questo ovviamente non lo mangio perché è di legno. Maialino grugnino, l'originale, che carino. Portalo fortuna, insomma, quanta ce ne serve in questo momento. Grazie, grazie. Anche maialino portachiavi super apprezzato. Ne vedo un altro. Anche questo. Anche questo. Questo l'ho visto subito quando ho aperto la scatola. Istituto Padre Monti, c'è cioè il bigliettino dove è stato acquistato. Ed è un portachiave con... Allora, adesso leggiamo bene perché non voglio fare gaffe, dovrebbe essere qualche santo, scusate, anzi mi sembra Gesù in realtà. Adesso vediamo cosa c'è scritto. Comunque, portachiavi, li adoro, anche questo. Io ho doppie chiavi, quindi il maialino andrà da una parte, questo andrà in un'altra. Ok, poi ho tipo le cover del cellulare, cambio portachiavi ogni tot. Allora, Paolo non fare danni, deve essere... Ah, ok, solo incollato qua. È una colla che va via. Sì, è stato incollato, ma con questa colla speciale. Insomma, non fa danni al portachiave. È già andato via tutto. Guardate qua, che carino. Allora, andiamo a vedere. Così non facciamo... Scusate, ma il naso è purtroppo... Non posso mettere anche pausa ogni 2 minuti. Ok, riproduzione mosaici su autorizzazione del centro Aletti, diretto da padre Marco Ivan Rupnik, anno della misericordia. Grazie. Questa è una cooperativa Onlus, mi fa molto piacere, quindi che è stata acquistata da loro. Sì, mi sembra comunque Gesù questo, adesso poi voi o Paolo mi farete sapere. Grazie mille, anche questo è, che dire, super apprezzato. Poi dal sacro al profano? No, questo forse non è tanto profano. Profano è questo. Che io adesso ho fame, quindi assaggerò subito. Oh, ma Dio, mio Dio. Oh, mio Dio. Senza olio di palma, le chiacchiere biscottate al forno. La sorgente. No, le bugie originali. Tutto il gusto della festa. Adesso ve le faccio vedere anche a voi. Guardate. Mamma mia. Il periodo è questo, l'altro giorno mia mamma le ha portate domenica. Allora, adesso io le apro perché sono curiosissimo. Sono chiuse ovviamente, sigillate. Grazie. Allora, come ho detto, forse se avete visto il vlog di domenica, mia mamma ha portato le bugie, non so se l'ho detto, comunque ve lo dico adesso perché sapete che io sono sempre sincero. Non amo molto le bugie, ma non è che non le mangio, ma queste che vengono dal mio paese non posso non mangiarle, non posso non assaggiarle. Allora, ci siamo, eh. Allora, ce la farò ad aprire. Che bella confezione comunque.
E sono io che sono imbranato e sto distruggendo tutto. Ma tanto poi le metto in un sacchettino o comunque in un'altra. Ok, ce l'abbiamo fatta. Wow, che profumo. Non si sono tanto distrutte. Ovviamente immaginate il viaggio che fanno i pacchi. Cos'è che avevo letto? Ah, chiacchiere biscottate al forno. Ah, al forno! Ecco, mi sto rendendo conto, lo sto togliendo e mettendo nella bocca. Che non amo le bugie, le chiacchiere, perché non amo i dolci fritti. Queste sono fatte al forno, quindi. Hanno un altro gusto di quelle che ho mangiato qua, eh. Mamma mia. Buone. Da dove vengono? Ah, è sotto, raga, non posso. Ah, provincia di Milano. Provincia di Milano. Il tabacco viene dalla provincia di Milano. Buone. Davvero. C'è un goccettino d'acqua, così continuiamo. E apriamo questo pacchettino. Mamma mia, che bello. Oddio. Ho visto un pacchettino già scritto per mamma di Paolo. Non posso aprirla io, ma sono troppo curioso. No, glielo farò aprire a lei. Mi dispiace. Allora, quanti mi fa, mamma mia? 16 minuti. Andiamo. Apriamo questo. Questa carta non so se riesco a riciclarla, ma io credo proprio di sì. Sì, perché lo scotch si toglie bene. Sono un riciclone. Ma vi assicuro, fatelo anche voi, che dà molta soddisfazione, perché non fate immondizia, roba che va nell'ambiente dove viviamo noi, tra l'altro. Guardate, è perfetto. Che bello questo colore, mamma mia. Sembra quei veli d'oro che mettono adesso nelle robe da mangiare. Eh sì, questo rumore, so che col microfono è molto fastidioso. Anche se qualcuno ama la ASMR. So che state adorando. Però basta. Allora, Argenti Fantine, la scatola. Ovviamente uno può utilizzare un'altra scatola, quante volte l'ho fatto anch'io, e dentro c'è qualcos'altro, ma io vi leggo per diritto di cronaca. Voglio immaginare un'altra bugia, ma non c'ho l'acqua, poi devo andare a prenderla. Ok, un altro sacchettino. Mamma mia. No. Ok, guardate gli occhi lucidi. Allora, vediamo un po'. Wow, che carino. No, no, è proprio Fantine la marca, raga. Bello, che bellina la scatolina, tra l'altro c'è qualcosa qui. No? Allora, è una statuina, adesso andiamo a vedere chi è. Comunque sì, Fantine è proprio Fantine. Allora. Apriamo, e non voglio fare danni io, perché io ho le mani proprio... Wow, allora è un elfo gnometto che porta le mele. Wow, adesso ve lo faccio vedere. Eh sì, lo so, prima io e poi voi. Guardate che carino, lo metterò vicino ai gattini sulle mensoline con le mele. Bellissimo. Dalle orecchie potrebbe essere un elfo. C'è anche gli zoccoli. Guardate, no, gli zoccoli, c'ha queste calzature un po' particolari, che mi sfugge il nome di tutto, raga. Ma questo sono io. Allora, io lo chiamo elfetto con gli zoccoli, va bene? Che porta le mele. Bello, wow. Allora, lo metto qui, non cadere. Sacchettino e scatolina andrà nella mia scrivania conservata. Continuiamo, qua non è finita, come diceva Corrado, non finisce qui. Allora, beh, intanto c'è il pacchetto di mamma, che io ovviamente non posso... mamma, quanto è grande! Quanto è grosso! Oddio! No, io voglio vedere cosa c'è! Va bene, questo è di mamma. Non leggo neanche il bigliettino e non lo guardo, giuro, giuro. Ok?
Ah, ecco questo. Oddio, c'è un'altra cosa. Poi c'è un'altra cosa grossa, pesantissima. E poi questo che vi dicevo che si usa per i pacchi e mi serve anche questo. Lo metto qua. Ok, quindi apriamo quello piccolino e poi il super pacco qua. Guardate, una busta, anzi, gigante e pesantissima. Ok, apriamo questo. Un altro bel sacchettino da riciclare, se non lo distruggo. Per me già queste qua, già i sacchettini sono i regali. Ah, che bella, la conosco. Per accendere, tirare la corda. Grazie. Grazie, perché vedete che mi conoscete, perché io chissà cosa andavo a combinare, magari l'andavo ad attaccare al lampadario e poi mi scoppiavo a casa. Vediamo se funziona già. Conosco una cosa del genere, ce l'aveva mio papà e gliel'ho sempre invidiata. Wow, guarda, me la metto qua. Che bella, per gli angoli bui che ne ho. Grazie, forte. Ma poi funzionerà pile o quando si scarica? Ah sì, c'ho le batterie qua. Scusate, ma io vado a frugare. Ah, perfetto. Mamma mia, che bello. Grazie. Grazie mille. L'appendo poi da qualche parte e... tac. E fa luce. Guardate che adesso c'è luce di fuori, c'è luce qua. Immagino di notte. Grazie mille. Un bacio. Paolo e Barbara. Allora, spieghiamo il sacchettino. Queste sono quelle cose che fanno felici, queste cose qua. Io sono come un bambino, quindi... Allora, questo non posso riciclarlo. Allora, la scatola è vuota, era grandissima. Questo è molto pesante, quindi sono curioso di vedere cosa c'è. Sembra una bottiglia, un vasetto, vediamo un po'. Allora, beh, questa la rompo, eh. Oddio, questo ho già capito che cos'è e sono felice. Allora, bravissimi, guardate come hanno fatto, come hanno chiuso i pacchi. Ah, ecco, questo mi serve. Meno male, perché i corrieri, raga, sono tremendi. Non tutti, ovviamente, però in generale la posta. E io, guardate già dal colore, cosa potrebbe essere? Una cosa che qui non è tanto buona e costa un sacco di soldi. Dai. Non facciamo troppo i misteriosi. E olio. E questo però mi serve la forbice, ma devo andare a prenderla, quindi tenterò la mia pigrizia, tenterò di farlo uscire. Dai, nasci. Spinga, signora, spinga. Signore, limoni. Olio extravergine di oliva. Mamma mia, 100% italiano, che buono. Ok. Io non ci vedo tanto, sono vecchio, eh. I sapori dell'arca. Dalla Liguria. Wow, un olio ligure. Ma che bello, tra l'altro anche la bottiglietta, quando finirà, guardate che bello, c'è scritto olio. E questo è un adesivo, però molto carino. Sono quelle bottigliette che ho comprato, tra l'altro, poco tempo fa. Non ho parole, grazie. Mamma mia, grazie mille. Mai regalo più apprezzato di questo olio, ragazzi. E poi c'è anche su questo super. Non ci posso credere, no, siete matti. Non ci posso credere. No. Il super gigante Rigoni. La marmellata super gigante Rigoni. Oh mio Dio. Che mi ha portato anche mia mamma. Che non ho ancora aperto, tra l'altro, perché avevo quelle vecchie. No, adoro. 630 grammi. Questo qua è ancora più grande di quello di mia mamma, mi sa. Mamma mia. Non ci posso credere. No, non ho più parole, sono commosso, raga. Vedete?
Questo è il vero, la cosa bella di YouTube. Grazie. Non so che sono bloccato, sì. Bellissimo, è un momento di meditazione, non lo so. Grazie Paolo, grazie Barbara, grazie a tutti voi, stiamo riprendendo. Sono contentissimo, mi raccomando, lasciate un like, lasciate un commento, vi mando un abbraccio forte, ci sentiamo presto, in questi giorni, ve l'ho detto prima, mi state sopportando un pochino di più perché devo pubblicare tanto, tanto, tanto mattina e sera, ma è solo l'inizio, poi tranquillo, lascerò poi in pace, vi voglio bene. Grazie ancora per tutta questa roba e ci sentiamo presto. Non so, adesso io la programmazione no, non vi dico nulla, non so quando programmerò, se lo posso, non posso dirvi in questo video se mi state, non lo saprò, scusate, se mi state vedendo di domenica, lunedì, martedì, presto sarà qui, sarà il video, sto girando di venerdì, vi dico questo. Vi voglio bene, ci sentiamo, un abbraccio forte, grande, grande. A presto, like, iscrivetevi, condividetemi dappertutto, tutto. Noleggiate come si chiamano? Gli aeroplanini con la scritta Paolo Channel è tornato. Ciao, sono scemo.